figura dell'onorevole Rino Nanni, che è scomparso il 15 febbraio scorso assieme ai fratelli superstiti, perché se non sbaglio eravate in di più, no? Franco alla mia sinistra e Alfonsino alla mia destra. Qui abbiamo uno stupendo libro di memorie, più che libro è diciamo una bozza di memorie dell'onorevole Rino Nanni, che è veramente molto interessante perché è uno spaccato storico di un periodo che va praticamente ancora più indietro, 15 aprile 45 fino all'ottobre dell'81, ma c'è anche un'interessantissima ricerca sui primi deputati della montagna, proprio dello Stato Pontificio, insomma, cioè, c'è una ricerca storica molto interessante. E arriva fino alla, diciamo così, all'ascesa del fascismo e poi arriva appunto alle ultime esperienze come presidente dell'USL 28 Bologna Sud, cioè Bologna Sud allora non c'era, insomma, l'USL 28, no? Presidente del comitato di gestione. Ecco, scorrendo questo libro di memorie ci sono tanti fatti che sono interessanti. Potremmo partire dai primi, diciamo, da come il fascismo nei primi anni 20 comincia a cercare di intimidire, diciamo così, gli operai, insomma, la gente in generale. In particolare c'è un'interessante citazione a un certo Cristalli, che appunto dice che era un noto criminale fascista, che nel dopoguerra gli chiederà un certificato di buona condotta. Voi lo ricordate questo episodio? Lo ricordiamo perché ce lo raccontava, ma non in modo diretto. Comunque sì, è una verità che in quei tempi occorrevano anche questi atti che venivano chiesti anche a nostro fratello, che per la responsabilità che aveva, che naturalmente non è che implicasse certi rifiuti per questi documenti che occorrevano, però evidentemente questo era un grande gerarca fascista della zona, quindi non si poteva naturalmente stabilire attraverso un documento che lui aveva avuto dei comportamenti certamente non molto ortodossi. Quindi sì, infatti è interessante perché dice: nonostante che legalmente io fossi in un certo senso costretto a darglielo, però moralmente io non gliel'ho dato. Esatto, infatti così, è vero. Comunque lui aveva sempre una posizione anche disponibile per certi confronti, per certe discussioni, anche per arrivare anche a certi discorsi che equilibrassero la situazione. Ma di fronte a questo personaggio evidentemente ci voleva una posizione molto chiara, perché veramente non è che si fosse comportato bene rispetto ai cittadini della zona e alla resistenza e quello che hanno dato anche i montanari per quanto riguarda la libertà del nostro paese. Ecco, un altro episodio interessante è quando ricorda che Arturo Colombi con la pistola puntata rifiutò di togliersi il distintivo, un altro episodio nobile, se vogliamo, della nostra storia. Certo, anche il garofano rosso in occasione della festa dei lavoratori, che volevano che lo rifiutasse e che lui invece prese, accettò e ricordò la storica data del primo maggio, quindi in modo sempre preciso e deciso anche per Colombi, per la posizione e per la credibilità nella resistenza, nella lotta per la libertà e per il lavoro. Dunque, poi passando, diciamo, dopo la guerra, fa un interessante profilo del sindaco. Non era proprio il sindaco della Liberazione del CLN, perché sappiamo che il sindaco della Liberazione era, se non vado errato, un falegname, Giovanni Sabatini, giusto? Esatto. Ecco. Dopo, appunto, il primo sindaco eletto è questo
particolarissimo personaggio di Alfonso Buriani, al quale è stata anche dedicata una via a Vergato, che giustamente dice forse non è stato compreso appieno. Era un tenente dei carabinieri, se non vado errato, anzi maggiore dei carabinieri di origine siciliana, che appunto aveva aderito praticamente alla sinistra, una cosa allora molto particolare, no? Certo, comunque era una persona maggiore dei carabinieri, appunto, che comunque in quel periodo si comportò bene di fronte alle esigenze del paese, dei cittadini usciti dalla guerra con tutti i problemi che c'erano. È sempre stato disponibile, naturalmente, con il livello culturale che aveva una persona di quel tipo, evidentemente. Molto corretta, molto onesta, molto dignitosa, una persona che anche i rapporti politici erano rapporti molto buoni, molto positivi, che teneva in considerazione anche i suggerimenti e le proposte che venivano avanzate dalle forze politiche che lo sostenevano, evidentemente, perché lui era stato eletto perché c'erano forze politiche che lo avevano votato e sostenuto e quindi eletto sindaco di Vergato. Ecco, a proposito proprio del, diciamo, della levatura culturale, devo dire che dopo, con molta umiltà, Rino dice, quando siamo subentrati noi, dice, noi avevamo un livello culturale inferiore, cioè eravamo, dice, io di famiglia contadina e anche gli altri erano operai, insomma, e non avevano certo il livello culturale di un Alfonso Buriani o di altri che avevano governato prima. Però, ecco, c'è un però, il grande entusiasmo che era stato messo nell'azione amministrativa. Sì, c'erano preoccupazioni per il fatto, appunto, che i nuovi amministratori, diciamo così, che preso il posto dopo il sindaco Buriani, culturalmente non avevano il suo livello, perché appunto erano dei contadini. Lo stesso nostro fratello, noi veniamo da, come origine contadina, quindi il livello culturale è quello che possiamo immaginare. E anche altri che erano operai, erano artigiani, erano alcuni commercianti che si dedicarono all'amministrazione pubblica per cercare di dare continuità anche al programma e alle cose avviate da questo sindaco, da Buriani, e con naturalmente programmi ancora più avanzati per arrivare poi alla costruzione del paese, che appunto era il paese più distrutto di tutta la nostra zona. Ecco, a proposito della ricostruzione, a parte che qui abbiamo un bellissimo quadro anche di quello che era il Consiglio Comunale, perlomeno da parte, diciamo così, della sinistra, diciamo così, di coloro che poi governavano. Ecco, avevamo un Consiglio Comunale dove appunto Rino fu eletto sindaco nel 1951, se non vado errato, e comprendeva anche Quadri Antonio, Guasconi Angiolina, Cesarini Mario, Delfini Livio, Corsellini Alfredo, Galli Adelmo, Melchioni Primo, Galantini Pietro, Canarini Francesco, Rondelli Sisto, Bernardi Franco, Fini Divino, Canarini Antonio, oltre agli indipendenti Guarnelli Cavalier Domenico e Pani Albino. Poi c'è un programma, diciamo così, di massima.